Quanta fatta Maute! Ciao ragazzi, Massimo è stato perentorio 8:30 davanti alla chiesa di Brenton, a cavallo tra Verona e Vicenza, zona di Ronca, perché il Durello, o meglio l'uva Durella, non può aspettare, e io puntualmente c'ero. Poi l'ho lasciato andare avanti perché mi ha detto che il primo momento da farmi assaporare era quello della colazione tra i filari, e già pregusto, pensate un po', il cappuccino con la brioche in mezzo alle vigne. O quasi. Massimo, ma che strana forma che ha questo cornetto! Ed è la prima volta che vedo la crema della brioche fatta a fette. E che strana schiuma che ha questo cappuccino! Ma guardati, non è così densa come al solito! Ma come mai? Questa, Stefano, è la colazione dei campioni. Eccoli è la colazione qua che facciamo a Brenton durante la vendemmia. Eccoli qua. Per noi, caro e sacrosanta, la colazione e il pranzo. Anche perché l'appuntamento era per le 8:30, ma questi qua a che ora erano già sul campo? Alle 7:30 eravamo tutti operativi, quindi alle 7:15 eravamo tutti qua. Quindi che avevi fame e non vedi l'ora che arrivesse? Assolutamente, esatto. Questo è il momento più bello della giornata, la brioche più buona e il cappuccino più buono della giornata. Eccolo qua. E adesso ragazzi, però la colazione l'è fatta. Adesso se torno a lavorare... Un attimo. Storia di Brenton, ragazzi, e storia di Durello. Però mi sono quasi spaventato, Massimo. Cos'era quell'urlo terribile lì? Allora, quell'urlo è tradotto è pa te poeta pata maute. Tradotto in italiano è: papà, cosa c'è? La polenta è fatta, vieni che sennò il gatto lo mangia. E questo è un urlo che noi facciamo quando è pronto da mangiare, quindi a colazione e a pranzo. E deriva tutto da una barzelletta che il nonno Placido ci praticamente raccontava tutti i santissimi giorni di vendemmia. Oh, tu sei, andiamo a lavorare sì o no? Sì, adesso arriviamo, dai! Adesso arrivo, dai! La famiglia Pra, che è la famiglia di Massimo, vive e lavora a Brenton, che è una località che io amo particolarmente, perché secondo me è una case history, un caso di studio. Poco tempo fa sono stato qui per andare a parlare soprattutto delle soppresse, ma anche della socialità di questo borgo, dove tutti si aiutano, c'è un'armonia straordinaria, che si è spostata anche qui, sul vigneto. E infatti, chi lavora qui con Massimo sono persone che li conosci direttamente e molto da vicino. I vendemmiatori chi sono? Allora, sono tutti i nostri parenti, nostri vicini di casa, e tutti a parte Daniel, che però hai visto che parla tipicamente veneto, è un veneto acquisito. Acquisito di nascita, ecco. E sono tutti i nostri amici, siamo molto fortunati per questo e noi gli siamo sempre tanto grati. Ma anche questa sembra una memoria d'altri tempi. Sì, sì. Però questa è una cosa che proprio ci ha trasmesso il nonno, il papà ci ha tenuto tantissimo, il papalino, a portare avanti questo. Cioè, per lui la vendemmia non doveva diventare un lavoro come un altro, un lavoro che portasse semplicemente del reddito, ma doveva essere comunque una festa, la festa della raccolta. E per noi è ancora così. Una volta che non era mia i trattori, si sentiva proprio le persone che cantava a squarciagola. E era la gioia, e mai effettiva, perché nel momento del raccolto è proprio il frutto del lavoro dell'anno. Che... E adesso non si canta più, Lino. Nante siamo stabili a riuscire a mantenere la tradizione con mangiare, bere e cantare. Molto difficile. Forse neanche meno di noi. Perché siamo stonati.
Ma comunque dopo uno interpreta come vuole, però. Ma è ancora un'emozione, Lino, come una volta? Guarda, mi ti dirò, l'agricoltore da 47 anni e ogni volta che arriva la vendemmia sempre mi emoziona, perché il frutto del lavoro veramente è una cosa eccezionale, vedere il frutto di tanto lavoro durante l'anno e con questi imprevisti anche all'ultimo minuto, perché questo sono arrivati all'ultimo minuto quando la raccolta, certo, era pronto da tirar su, però siamo contenti perché riusciamo a salvare un bel po' di prodotto e anche molto buono. 29 agosto da qua, sì. Tra è partita da Montechia ed è arrivata fino ad Arzignano, una tromba d'aria. Brenton è proprio sulla linea e ha fatto dei disastri. E questo è il lavoro del viticoltore, vivere insieme alla natura nel bene e nel male. Voi da quanto tempo siete viticoltori? Allora, viticoltori, il mio trisnonno era viticoltore, ma a me piace non tanto quello che è la viticoltura in sé, ma mi piace proprio quello che si respira, quello che è per noi l'essere viticoltore. Ovvero? Vivere con i tempi della natura, non vivere coi tempi frenetici, ma vivere con scanditi dal tempo, delle stagioni, e a volte correre di più, a volte rallentare, godere delle piccole cose e magari nel nostro piccolo farne di grandi. Quali sono le piccole cose di cui si gode? Una semplicissima colazione fatta con panino con la soppressa, bevendo un buon bicchiere di vino in ottima compagnia. Penso che queste siano delle piccole cose, ma che per noi, per me, hanno un valore enorme. La viticoltura legata alla Durella nel corso del tempo si è profondamente modificata e questo vigneto ne è la riprova. È un vigneto che hanno voluto fortemente Davide e il papalino, Davide è il fratello di Massimo, perché sono stati introdotti dei cambiamenti, degli accorgimenti meglio, significativi, che riguardano sia la maturazione dell'uva, sia la possibilità di raccolta. Ma che uva è la Durella? Allora, la Durella è un'uva molto rustica, diciamo che non è delicatissima, quindi non ha bisogno di particolari cure, soffre delle solite malattie di tutte le altre viti. Ed eccola qua, è l'uva dei nostri nonni. Si vede proprio in faccia, ecco. Io so che il sistema di allevamento però era quello a tendone, no? Quello con la chioma che copriva anche lo stesso filare. Esattamente. Ma qui non è più così? No, diciamo che ci siamo adattati, abbiamo adattato la Durella anche ad altri sistemi di allevamento. Noi preferiamo questo sistema di allevamento che è una pergola modificata, ok? Praticamente non è il solito tendone dove c'è la solita copertura di foglie. Certo. E perché avete? Abbiamo tirato su il tralcio, ok? Per dare molta più luce ai grappoli, molta più aria, quindi anche i vari patogeni, insomma, non riescono ad attecchire. Il vino buono nasce innanzitutto dal vigneto, dal grappolo, dall'uva. E guardate che non è un'affermazione così scontata come sembrerebbe. Poi in cantina l'enologo, chi fa il vino, ha il compito di estrarre dall'uva il meglio, la completezza di ricchezza, di profumi, di sapori, che poi devono essere riversati nel vino e ritrovati nel calice. Ed è in cantina che Massimo mi fa capire come la sua sia una passione ereditata che arriva da lontano. Stefano, senti che profumo. Soffetto. Questo è un antico sistema che utilizzavano i cantinieri una volta, e invece di andare sopra tutte le vasche, semplicemente avvicinarsi alla vasca, perché l'anidride carbonica scende lungo il bordo della vasca e si sente se la vasca sta fermentando bene oppure sta fermentando male, i lieviti hanno bisogno di qualcosa. E adesso lo proviamo? Assolutamente sì, Stefano. Adesso proviamo questo è il vino nuovo, quindi del mosto in fermentazione. Questo diventerà la nostra base spumante di Durello. Il campo è quello di Nello, località Pozzo. Adesso Stefano ti porto a vedere il nostro cavò, dove teniamo le bottiglie di Durello, di metodo classico, a dormire. Per quanto tempo?
qua restano per minimo 15 mesi per produrre il Durlì, poi abbiamo il 24 mesi, il nostro Brut, il 36 mesi, che è il nostro Extra Brut, e il 60 mesi non dosato. È l'uva in sé che permette un utilizzo con questa longevità? Sì, il Durello ha delle caratteristiche che sono tutte sue. Ha un'acidità molto alta, un pH molto basso e poi una fragranza che è riconoscibile tra 100 vini. Per me il Durello ha la capacità di sapersi distinguere in degustazione tra 100 altri vini. Quindi perché andare a nascondere quella che è la sua caratteristica, quella nota acida che lo contraddistingue e soprattutto quella nota salina. Noi ogni volta che beviamo un bicchiere di Durello sentiamo proprio il sale, sentiamo il vulcano, sentiamo le origini della terra. Perché continui a portare avanti questa tradizione di famiglia? Perché sei qua? Io ho la fortuna di vivere nella natura e di lavorare con la mia famiglia. È sicuramente a volte molto difficile, ma sicuramente dà tantissima soddisfazione. Mi piacerebbe trasmettere questo anche a miei figli, ai miei nipotini, per riuscire così a portare avanti questa tradizione di famiglia. Questa azienda è in pratica una famiglia un po' allargata, dove ognuno ha un compito preciso. E quando si avvicina l'ora di pranzo, entra in campo lo zio Rigoberto, l'addetto alla cucina, rigorosamente su stufa a legna. Adesso andiamo a scoprire cosa ci ha preparato. Però siccome è mezzogiorno, vai Massimo! Questa fatta, Mauti! Rigo, desquerciola. Eccole qua. Guarda che spettacolo. Trippa, il menù di oggi? Trippa alla parmigiana. Guarda. Che l'ha cotto per quanto tempo? 6 ore. Ma e che demo solo trippa sti uomini? No, che c'è anche dell'altro. Però adesso piano. Vediamo, vai. Guarda, certo che, Rigo. Dimmi tutto. Te li tratti bene sti uomini qua? Beh, insomma, sta dentro. Siete voi che lavora. E dopo il menù cosa prevede? E dopo che c'è? Le verze? Basta parlare! Via qua! Che sarebbe le verze qui nervetti, ecco. Lo dico sommessamente perché qua ha fame. Ragazzi, complimenti. Mi si è accorto che abbiamo fame, No, guarda che faccia chi ha, eccoli lì. Ma la vendemmia, come ha detto il Lino e come ha detto Massimo Davide, è soprattutto una festa, ma anche un momento in cui siamo in degusto. O siamo tutti a dieta qua? No. Dopo la vendemmia! Dopo la vendemmia, da domani tutti a dieta. Ciao ragazzi, viva il Durello, viva le trippe del Rigo, e adesso finalmente mi sento come mangiare. Alla prossima. Ottimo. Cantierata. Ciao a tutti! Ciao! Vai! Olè! Viva il Durello! Viva il Durello!